questa piazza può aiutarci a vincere anche il freddo e la noia di questa attesa. Noi stiamo aspettando che il prefetto faccia scendere la delegazione e che la delegazione ci dia elementi positivi. Ci sono 5 giorni di iniziativa alle spalle di questa mobilitazione, 5 giorni che hanno visto in particolare un gruppo di migranti che sono stati truffati porre la loro faccia, il loro coraggio, la loro dignità, tanto da arrivare a cambiare il nome di questa piazza. Se voi guardate dietro, sotto il grande albero alla nostra destra, c'è scritto Piazza Antenore, Piazza della Libertà, praticamente una richiesta di possibilità di vivere serenamente in questo paese, non colpiti dalle leggi che consentono ai truffatori di costruire poi la clandestinità pericolosa per i nostri fratelli migranti. Adesso, appena scendono, noi ci muoveremo in corteo, torneremo verso il santo, riporteremo a terra coloro i quali hanno posto, ripeto, il loro coraggio, la loro dignità, la loro determinazione per affermare il principio di poter vivere liberamente nel nostro territorio. È una giornata importante il fatto che si sia costruita una rottura del silenzio, dell'indifferenza, del fatto che non si vuole sapere, non si vuole vedere gente che magari è pronta a commuoversi per qualsiasi cosa che avviene lontano dai nostri territori, ma che quando ha le tende piantate qui sotto alla prefettura finge di non vedere quel popolo insensibile, quei politicanti che magari si stracciano le vesti davanti a quello che succede nei lontani paesi che non li toccano direttamente, ma non prendono parola rispetto alle condizioni di vero e proprio abuso, di vero e proprio schiavismo che abbiamo nel nostro paese.